Benvenuti a This is my architecture. Io sono Paola e sono qui con Tommaso di Miriade. Grazie per essere qui, Tommaso. Grazie a te, Paola. Di che cosa si occupa Miriade? Miriade è una società di consulenza che si occupa del middleware e si è specializzata in vari ambiti, in particolare big data, machine learning e advanced analytics. Puoi descriverci la vostra soluzione? Sì, questa soluzione l'abbiamo ideata per IM Mobilità, che è un nostro cliente che si occupa della gestione di parcheggi e di aree di sosta. La esigenza del cliente era aggregare i dati che provenivano dai parcheggi per fare delle previsioni di machine learning sullo stato di occupazione futuro e rendere disponibile al pubblico i dati in tempo reale sull'occupazione. Quindi tutto inizia con i parcheggi che inviano a Kinesis Firehose dei dati sullo stato di occupazione attuale. Kinesis Firehose ogni una volta al minuto scatena una lambda che si occupa di preparare il dato, fare la pulizia e quindi esporta il dato in parquet su S3 e di scrivere una versione su DynamoDB in tempo reale. La versione contiene anche un indicatore del TTL, quindi il time to live del dato, e viene eliminato in automatico da Dynamo il dato più vecchio di una settimana. E come analizzate i dati? I dati su S3 sono utilizzati da Amazon SageMaker per creare un modello di machine learning in grado di prevedere l'occupazione dei vari parcheggi a lungo termine. Vedo che avete utilizzato anche step function. In che modo? Sì, step function si occupa dell'orchestrazione di quelli che sono i passi necessari alla creazione e all'aggiornamento dei nuovi modelli. In particolare, in maniera regolare, è schedulata una step function che invoca prima una lambda che si occupa di effettuare la pulizia dei dati, poi invoca il training di un nuovo modello su SageMaker e il deploy del nuovo modello su un endpoint. Ok, e invece code commit come viene utilizzato? Su code commit abbiamo diversi repository. Uno in particolare ospita i template di CloudFormation per definire l'intera infrastruttura. Quindi quando è necessario una modifica all'infrastruttura, non utilizziamo la console, ma aggiorniamo i template di CloudFormation e da code commit in automatico una pipeline e un code deploy si occupano di deployare le nuove risorse. Poi ci sono dei repository necessari alle varie lambda e agli algoritmi di SageMaker. Quindi quando uno sviluppatore o un data scientist pubblica una nuova versione del codice, una pipeline si occupa di rilasciarla con un alias di sviluppo o un alias di test nella rispettiva lambda. Da qua si può testare appunto su una versione di sviluppo e poi eventualmente rilasciare in produzione. E come vengono utilizzati i dati dall'utente finale? L'utente finale può accedere ai dati attraverso un API gateway. Quindi quando arriva una richiesta all'API gateway, questo invoca una lambda per ottenere i dati, ad esempio, di previsioni, inviando la richiesta all'endpoint di SageMaker. Se invece i dati sono dati riguardo alle informazioni real-time, vengono presi da DynamoDB. E come avete immaginato di far evolvere la vostra architettura? Un'evoluzione sarà l'adozione di QuickSight per permettere al cliente di visualizzare lo stato di occupazione dei parcheggi e altre metriche. Quali sono i principali punti di forza della vostra architettura? Beh, sicuramente il fatto di essere un'architettura serverless ne aumenta la scalabilità, l'efficienza e ne tiene i costi bassi, comunque proporzionali all'utilizzo. Ok, ti ringrazio Tommaso e grazie a voi per averci seguito su This is my architecture. Alla prossima!